stati momenti di terrore con quantitativi di acqua veramente straordinari. Ha piovuto in qualche ora un terzo di quello che normalmente piove durante un anno intero, mediamente in queste zone, e in alcune zone ha piovuto il doppio di quello che piove nel periodo estivo. Quindi è stato veramente un quantitativo d'acqua che si è riversato sui territori in maniera repentina, creando lo scompiglio e purtroppo anche la tragedia e la morte. Quindi sin da stanotte con il presidente, con le strutture operative, ci siamo sempre sentiti proprio per cercare di operare, immaginate, con le difficoltà del caso. Stamattina abbiamo fatto un punto con i due prefetti e con i sindaci delle regioni, intanto per avere un quadro, un primo quadro iniziale. Adesso con il presidente andremo sul territorio, andare a vedere, a verificare proprio quelle che sono le necessità. Abbiamo attivato il sistema, c'è un sistema come al solito solidaristico di grandissima livello, tutte le altre regioni sono pronte a intervenire, abbiamo disponibilità del sistema. Ovviamente queste disponibilità vanno incontrate, diciamo, con quelle che sono le richieste. Il Consiglio dei Ministri sta lavorando alla delibera di dichiarazione di stato di emergenza, che è stata lavorata appunto nella notte, quindi ovviamente attendiamo le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, però insomma questo significa che lo strumento anche operativo è immediatamente fungibile, fruibile. Abbiamo dato con il Presidente indicazioni anche ai sindaci per quelle che sono le priorità che ci attendono, quindi in primo luogo le persone, i dispersi che ancora sono presenti, Avete evitato subito gli dispersi? abbiamo i dispersi, abbiamo le persone che sono ancora fuori casa e abbiamo come dire, questa come priorità. Dopodiché ci sono le priorità del ripristino del territorio, rimettere le reti, acqua, luce, il gas laddove è venuto a mancare, quindi mettere in piedi un sistema che vada anche a porre il territorio in una condizione di maggior sicurezza per come è ovviamente stato colpito, anche per gli eventi che potrebbero avvenire prossimamente. Ci si aspetta appunto nei prossimi giorni anche un nuovo peggioramento del tempo e bisogna farsi trovare pronti. Io credo che noi dobbiamo concentrarci sulle cose da fare adesso. Sul tema dell'allertamento bisognerà certamente approfondire, però è un dato di fatto che l'evento è stato un evento molto maggiore di quello che era stato inizialmente previsto. Saranno fondamentali le prossime ore per cercare di salvare innanzitutto le vite umane che possono essere salvate, identificando, cercando di capire laddove ci siano ancora dei dispersi e cercando quindi di intervenire nell'emergenza e nell'urgenza. E poi pianificare una strategia per cercare di liberare dalle macerie, da tutto quello che è avvenuto questa notte, i centri storici, le strade e tutti i centri interessati, in maniera che si possa tornare a garantire i servizi essenziali.